YouTube vanno? Hanno tipo mezzo milione in ogni video. Vorrei dirti una cosa, bro. Okay. Io e Pinguz qua abbiamo provato a fare un format dove li vorremmo pure invitare in futuro. È andato molto bene. Abbiamo reactato a tutte le canzoni di Sanremo. E io di solito non do più estremismi da quando ero giovane, ma a te non ti hanno preso perché eri troppo per quella merda. Secondo me. Ma anche perché io non ho spinto per entrare al massimo, perché potevi? Sinceramente mi so, cioè, ma cosa, il televoto, cosa potevi fare? Ma tu intendi la mia partecipazione a Sanremo? Eh no, io non volevo in realtà alla fine. Cioè, allora, perché? Non, all'audizione di Sanremo Giovani, perché passi da Sanremo Giovani e poi sei a Sanremo Grandi. Ok, il primo anno quindi l'avresti fatto con i giovani e poi in caso con i grandi. No, funziona così. Se tu fai Sanremo Giovani e vinci Sanremo Giovani in questa edizione, sono passati un po' dei tipi di Sanremo Giovani a Sanremo Grandi. Sì. Vai a Sanremo Grandi nello stesso anno. E quest'anno chi c'era di giovani? Olly, Setu, Shari. Ma che non hanno passato in quello normale. E Gianmaria. Sì, Gianmaria l'ha Gianmaria vinto. Sì. Sì, so. Gianmaria è quello che ha cantato cosa? Il mostro. Non sembra un mostro! È diventato un meme, l'ho preso per il culo un sacco. Ma che cosa quella cosa? A me piace. A noi è piaciuta. E a me ha fatto cagare addosso il fatto che, cioè, sinceramente, se stai davanti a della gente che ti giudica mentre canti, è brutto, eh. Cioè, ti danno un voto. Quindi non ho spinto troppo. Ciao Francesco, come stai? Ti dà fastidio il giudizio? Spiegati meglio. Perché sembra strana da uno che fa show alla fine sentire sta cosa. Tu immagina, tu fai YouTube, no? Fai un video su YouTube. Ho capito, mi sa che ho capito. Immagina che quando lo pubblichi, invece di pubblicarlo su YouTube, lo fai vedere davanti a un tavolo con quattro persone che devono darti un voto. Ogni volta. No, è una competizione, è brutto. Capito. Ancora peggio perché cioè puntato. Tu comunque tu lo pubblichi, tu sai che non lo so, sai che piaci, non piaci, hai il tuo pubblico, lì invece sei totalmente flat davanti a una giuria. In effetti diamo per che scontato un voto alle tue doti. Io non voglio sapere il voto delle mie doti, perché Anche perché allora, è strano perché noi abbiamo fatto solo Spotify, non abbiamo visto manco i video. E si palesa subito, ho ascoltato le prime tre canzoni, che non premiano la bellezza della canzone quanto lo show in sé. Cosa che però va molto in contrasto con cosa che dici tu. Quindi ti giudicano per sceglierti e andare là, ma poi quando vai là è più una questione delle merdate che scrivi. Sono tutte uguali le canzoni. È l'ennesima incongruenza poi. Tranne un paio, sì. Tranne un paio che noi abbiamo messo... Noi abbiamo fatto la tier list, a noi è piaciuta quella là di Anna Oxa, moltissimo. Primo posto. Fantastica. In più in chat criticavano il fatto che lei avesse cantato male, non è vero, ha cantato molto bene. No. Noi ne è piaciuta una di una ragazza che purtroppo in live ha stonato molto, Ariete. Ariete. Quella mi è piaciuta? Performance dal vivo brutta. Però la versione era emozionatissima, bro. Sì, ma Ariete la conosco, molto brava. Mi è piaciuto un sacco. È stata la prima che abbiamo riscoltato due volte. Infatti sì. È un bel talento. Sai sì, chi a me... Chi abbiamo messo in A, ragazzi, me lo ricordate? Anche i Con la Zio sono piaciuti, solo che performance non troppo. Con la Zio che cosa avevano fatto? Abbiamo visto la loro performance. Ah, no. Con la Zio! Ci sono piaciuto? I ragazzi, sì. Che ha fatto una roba un po' funky, un po' rap. Sì. Che va un po' fuori dal... Porta una ballad che parla d'amore, capito. Tipo... Ah, sai, mi manchi. Dopo che ne senti 10 così, non sei più qui con me, io piango. Cioè, vabbè. Dopo che ne senti 10 così, arriva un pezzo che ha un po' di tiro. È figo. Già. Rosa, bello, sì. Rosa Chemical sembra Vladimir Luxuria nel 2023. Serve quel personaggio nella TV. C'è sempre un personaggio. Infatti la sua canzone non sembra che voglia vincere, ma solo esserci in quel contesto. Sembra che tu devi trovare la canzone di Rosa Chemical. Sì, ma lui ha spaccato e lui rappresenta, cioè secondo me su Sanremo ha rappresentato un po' il trend.
quindi l'internet inizia e dice: "Dei, un fratello", come Io l'ho conosciuto con Polka 3 e mi ha fottuto il cervello volando, insomma. Mi è piaciuto da TikTok. morire. Polka 3. Polka 3. Ci sta. Sì, lui è un po' la voce dell'internet dentro Sanremo, dai, mettiamola così, In più i Boomeroni non lo alla odiano. In grande. più i Boomeroni non gli vanno molto conto. Sta cosa è incredibile. La stessa cosa era successa con Achille Lauro quando era arrivato. Nessuno si era lamentato di quelli grandi. Ma perché ormai nel 2023 se tutte... Cioè, se io vado su davanti una TV, alla TV italiana, 2023, vestito e porto il tema LGBT, mi dai contro, bro? Vieni linciato. Ovvio che prendi pro. Tu non dividi tanto televisione da musica in questa situazione. Quindi secondo te, ad oggi, quanto questa separazione va fatta e quanto no? Sanremo forse, hai ragione tu, quasi zero. Mentre Cioè, noi... Sanremo è molto TV. Ma Quindi TV? è un po' sbagliato vedere... Non sbagliato, non l'abbiamo fatto per quel motivo, per vedere solo le canzoni. Vuoi Però... cambiare? No, grazie. Italiano. In senso ampio, quanto secondo te la musica Non deve deve stare in essere, TV. non solo in TV, facciamo multimedialità, quanto la musica deve essere oltre la musica oggi? È importante che un artista abbia videoclip, pagina No, Instagram, tutto, sì, tutto, vero? certo. Sì. Ovvio. E cambia anche il Ma valore dei in realtà pezzi. dipende sempre dal target che vuoi. Perché ci stanno, esistono artisti che non esistono solamente al di fuori della musica. Tipo, guarda Calcutta. Calcutta non si espone mai, non fa Mai. interviste, non fa un cazzo, fa la musica, non esce da anni. Adesso se esce con un disco fa comunque musica, cioè la gente ascolta. Dipende sempre da quello che vuoi essere, se vuoi. O dal target che hai. Nel 2023 l'attenzione è bassa e soprattutto la gente è distratta, quindi devi per forza mettere davanti un progetto chiaro, che sia con videoclip, che sia con eventi, anche banalmente l'estetica del... Hai presente la canzone? Gli anni da cure for me, pa 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 pa
tantissimo. Okay. Quella canzone là, se la fai ascoltare a una persona di 15 anni fa, dice: perché in questo ritornello non succede nulla? Perché quella canzone è pensata col balletto del video, non a mo' di musica. E a me questa cosa non dispiace così tanto. Anche perché musica ti viene un po' di battere il piede, è già un'estetica di movimento. Quindi ci sta il balletto. E secondo me non snatura neanche. È bello pensare che di questa cosa c'è anche il video e vedi tuo figlio che balla. Non lo so, è figo come cosa. Io mi... Sono buonissimi. Thank you. Franciccio, ciao. A me non dispiace mai la multimedialità della musica. Amo la musica nei film. Aurora. Amo la musica quando un artista sceglie di vivere, stare in tutti e due i modi, come fa Calcutta, come dici te. O se uno sceglie di avere un progetto che è una persona, che è anche musica. Quindi sono abbastanza d'accordo su sta roba. È bello che sia multimediale, mi dispiace. È la tua tier list? Molto. Mi dispiace quando la musica in purezza perde un po' tutto qua. Perché io, almeno personalmente, io ho ancora i momenti in cui faccio solo musica. Vabbè, scusa. Musica in purezza perde un po', in che senso? Le volte in cui la musica presa singolarmente viene sacrificata in favore di quelle altre strade. L'importante vabbè, è che non sostituisce. Ma perché ti dispiace per chi? Per te? Per me. È una cosa personale. Perché vorresti... A volte... Cioè perché c'hai un esempio di un artista che ha fatto una cosa del genere? No, è un esempio più in senso lato. Vedo tanta musica pensata, più come me l'hai spiegata tu, che non mi dispiace. Mi dispiace nel momento in cui vorrei... Io me le so trovare, perché ho studiato e bla bla bla. Però nel momento in cui vorrei... Questo penso. Penso che un ragazzo oggi ha più difficoltà a appassionarsi solo alla musica e si appassiona più ai personaggi o a tutto quello che c'è dietro, che è comunque buono perché arriva alla musica. Potrebbe non arrivarci proprio. Dici che è più diluito nell'estetica e non solo nella musica? E lo dico semplicemente perché abbiamo fatto questo, perché abbiamo avuto questo modo di fare la tier list, perché nella vita di tutti i giorni in realtà non mi dispiace così tanto. Però abbiamo scelto di fare sia il format che la tier list pensando a musica in purezza, no?
Sì, non a caso, perde tantissimo. Penso sia anche un problema italiano. Secondo me dovremmo anche capire come fare, perché a dirla tutta, forse qualche videoclip, qualche cosa dovremmo vederla quando facciamo sta cosa. A me mi fotte la cosa. Darei più punti se vedessi un videoclip bello. Ma come dice lui, è giusto forse. A me piace che ci abbia una storia, però, No, è giusto che abbia una che il storia. prodotto ci abbia la storia, capito? Certo, ma stiamo parlando. Cioè, allora Sanremo dovrebbe proclamarsi, che già un po' lo fa in realtà, come un. Ecco, io non parlavo più di Sanremo, perché Sanremo invece è proprio quello, è non musica, cioè tutto il resto, guardi la performance, guardi la TV. Questa è la vostra tier list. Sì. Ve la leggo. Assurda, avete messo Shari. Voce incredibile. Secondo me ha fatto una performance Shari me la ottima. ricorda? Io non mi ricordo. Shari è quella che è scesa vestita da Non abbiamo leonessa. visto, io non ho visto Cantami niente. una canzone. Che cazzo ne so, Shari, aspetta. bro. Dai, riapri quella roba. Se no, apri lo Spotify. Egoista? Egoista, Pare che mi tenga a posto il cuore mentre sì. svuoto. Era quella che si era emozionata nella Sì, live. sì, sì. Lei, secondo me, vocalmente ha Posso avere tre fatto. bacini? Secondo me ha fatto una performance di Cristo vocalmente. Le voglio bene. Il Sembra una pezzo ragazza che ama quello che fa. a me personalmente non mi è troppo piaciuto. Gianluca Grignani. Fra Gianluca Grignani ha fatto la mossa. Gianluca Grignani ha fatto. E voi non avete visto Sanremo? No. Che cazzo? Abbiamo sentito Sanremo. Non abbiamo sentito Per questo Sanremo. facevo quel discorso là. Capito che contrasto E c'avevo. infatti, tipo, scusa, Sì. eh? Cazzo, è vero. Che ha fatto? Cioè, tipo, ha fatto una mossa stranissima. A me ha fatto super ridere, tipo, Blanco, quando doveva pubblicare, non era in gara, doveva promuovere l'album o il singolo, non mi ricordo. Ciao Nick. Non sentiva in cuffia, quindi ha fatto. Ah, non sento. Questo l'abbiamo Blah, 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 e visto. ha spaccato I tutto. fiori. Ok. Il giorno dopo, I pazzi. oddio. E Gianluca Grignani, il giorno dopo, ha fatto. Mentre canta faceva. Non mi sento in Vero? cuffia, non mi sento in cuffia. Possiamo rimandarla un attimo indietro, gentilmente, chiedo scusa. Proprio per fare tipo, vedete come si comporta un vero artista? Che non spacca tutto, ma chiede alla gente. Ha fatto questa mossa un po' strana. Comunque, Mi sta un po' sul Grignani. cazzo Ma sta poi non è cosa. vero neanche questo. A me hanno sempre insegnato, quando suonavo io, se non ti senti, porta fino alla fine il Ciao verso. Marco. Ma, boh, Caccio culo. gestisci, cioè, sapertela La cosa che mi è gestire. stato chiamato più fastidio di Sanremo non musica è stato. Non so chi ha fatto il duetto. Era uno vecchio che ha fatto il duetto con uno nuovo. L'ha fatto con. Fine, hanno No, fatto le cover. c'è stato. Ok, può essere. Ed era. Ultimo con. Non mi ricordo che cazzo c'era come ultimo. No, Gigi. Gigi, no No, Gigi. Gigi. No, Gigi. Era ultimo, eh? Ramazzotti. Razza. Sto coglione si scorda il testo. Eros? Sì? Lo dice. E poi non la so, poi non la so. Quindi l'ha buttata nel ridere. Che divertimento tu che fai quel lavoro e lo scordi. E c'è sto video patetico di lui che va nel backstage e se la piglia con i fonici che hanno una faccia di merda, ovviamente. E gli dice: Oh, la prossima volta il coso, il monitor, spegniamolo, Sì, eh? Paolo Ciao. Rifonici. Che scemo. Comunque sono piaciuti, giochi di Ariete e Rosa Chemical. Con la zio poi sotto, Vedi che fine. già B per noi era altissimo. Con la zio, Marco Mengoni, ultimo, Madame, Giorgia, Cucina Campagna e Lazza. Lazza, un pezzo molto interessante, secondo me era figo farlo vincere così lo portava all'Eurovision. Beh, Non è una è stato sua. quello che ha avuto più ascolti dopo, No, no, è quello che attualmente in top 50 Italia sta a spinge di brutto. Secondo me ha. Un paio di cose interessanti, non così tante. no? Mi piacciono le vocal sotto, Sì. sono molto dance. Madame la migliore, lui la odia. Io? Madame ha fatto un A me è pezzo piaciuto, è bellissimo. stata una delle prime che abbiamo Sì. A ascoltato. me questo pezzo Un non. bacino a tutti, siete belli. Ciao Einstein. Un bacino nella faccia. Qua dietro. Come cose non lo so. Articolo 31 No, inguardabili. bro, Terribile. non sopporto niente di quel tizio. LDA è il figlio di Gigi D'Alessio. Sì, e ce l'avevano pure detto. Non lo so. Will in realtà si è comportato super bene sul palco. Anche quello non l'abbiamo visto. Io Siamo sto tornati giudicando come i tutto dalle cantatati. performance, Che perché come pezzi scemo. non mi sto ascoltando niente. I pezzi che mi ascolto so.
Quelli di Taranai? Il pezzo di Taranai me lo Cody ascolto su XXII Spotify. ha lanciato 100 bits. Un saluto a Pinguz My Brother, molto figa la collana Simo Marco, ti mando un bacio. È sempre da Better Mistake, qua siamo un team unico. E Mr. Rain ha fatto un ritornello bellissimo, secondo me. Non lo ricordo. Perché siamo invincibili vicini. No, quella degli astronauti. Supereroi. Supereroi. Sì. Non mi è proprio piaciuto. Vabbè. E Leo Gassman anche vocalmente ha fatto una bella cosa, ma con questo Sanremo è stato bomb. Già. Nessun Mahmood. Nessuna cosa che tagliasse la cosa. I cugini di campagna secondo me hanno spaccato di brutto. Supereroi come e te, come gli uragani. In effetti è una linea un po' indie, ora che mi ci fai pensare. No, grazie. Solo che sai che ha fatto quel pezzo di merda? Di quello che ha cantato Supereroi? A Sanremo nel pezzo ci sono dei cori dei bambini sotto. Sì. A Sanremo si è portato i bambini a fare i cori dietro. Perché? Così poteva andare in live prima della mezzanotte. Minchia. Come fai? Come ci sei arrivato? Su TikTok tutti i genitori, È geniale. Postano foto dei figli con la sua canzone. A quando un duetto con Ciccio? Minchia, se ha capito. Parla tutto. Di genitori quella canzone. È geniale, tu porti i bambini davanti alla TV così li mandi prima della mezzanotte. E ti vedono tutti prima della mezzanotte. Ah sì, la mia performance è con dei bambini. Allora dobbiamo metterti per forza alle 22 e mezzo. Godo. Frate Ambrogio, grazie per l'abbonamento. Chiaro. Porco Dio, sono i traumi ogni perché prima della mezzanotte c'è molto più share. Sì. Ah certo. Ha spaccato. Duetto con Ciccio quando? Nell'album stiamo facendo pasta a mezzogiorno. A proposito dell'album, bro. Io ora faccio il crowdfunding dell'album. Devi decidere tu. Sì, devi decidere tu a quale migliaia di euro dobbiamo arrivare per farti partecipare con me. Tipo dirò, se arriviamo a 10.000 faccio una canzone con Panetti. Ma sono soldi per te poi. Se vuoi ti do 60 euro. Allora 60 euro. A 60 euro canzoni con Panetti. Non so, non devo decidere io per te questa cosa. No, decidi tu. Quindi hai paura di essere giudicato? Non siamo a Sanremo. 320 euro è poco. Ah, vedi, no, che cazzo mi fai decidere a me? Se un 820 euro è poco ancora? Vai oltre 5.000. Oh, ma che cazzo è? Ma che cazzo di album devi fare? Allora, il crowdfunding, tutti i soldi del crowdfunding, io li userò per fare i videoclip, principalmente per quelli. Ah, ok. E fai conto che già con i maghi, che era quando avevo 200.000 iscritti, che è meno della metà di quanto ora, avevo fatto 4K. Così, a cazzo, ero pure indipendente. Ok. Allora fai 6.200 euro. A 6.200 euro faccio una canzone con Panetti. Ricordati che dobbiamo farla reggaeton. Che è la cosa che entrambi ma odiamo. Ma che cazzo io? Ma? Che entrambi amiamo. Che entrambi odiamo. Un giorno ti ho chiesto qual è il tuo peggior... Io ho detto rap e tu hai detto reggaeton. Non è vero. E qual è? Ti ho detto il reggae. Reggae? Non ti piace il reggae? Quello là tipo, ok. Perché non ti piace il reggae? Mi piace molto meglio del reggaeton però. Ma andate a fanculo. Il reggae? Meglio del reggaeton. Bimba di ghiaccio. Giambè, sta piacendo. Continua. Minchia, bro, hanno fatto una. Bamboclat! Bamboclat, Babylon! Ah, mia Giamaica! Ma, broda! Hanno fatto un pezzo di Gorillaz che è il mio preferito loro. Saturn Bars. All my life! Me and the Mandible! E adesso hanno fatto il pezzo reggaeton. Ah? Tu non hai sentito il pezzo reggaeton di Gorillaz? Te l'ho fatto sentire. Sì. È bello? Come si chiamava? Rap. Rap. Non mi ricordo. Supereroi, solo io e te, fottero tutti i bimbi.